In Ucraina, i missili russi la scorsa notte sono caduti sulla città di Slovyansk, 100 km a nord di Donetsk. A confermarlo, il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavel Kirilenko, che sul suo profilo Facebook ufficiale riporta il bombardamento di una scuola e di almeno altri 7 edifici che ha causato 3 morti e 6 feriti. Nella vicina regione di Luhansk, l'intero territorio è sotto il costante bombardamento dei russi. Il governatore della regione, Sergei Aidai, ha confermato che i russi stanno avanzando progressivamente, ma ha smentito la possibilità di un accerchiamento delle forze ucraine. Se l'Europa perde questa guerra, non saremo più al sicuro, perché saremo costantemente minacciati e ricattati da Putin, ha detto il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. I civili che fino a ora avevano trovato rifugio a Pokrovsk, una città a 70 km a nord-est di Donetsk, hanno rimandato la fuga fino a quando non sono stati costretti ad evacuare dall'avanzata russa. 3 giorni fa il rifugio dove siamo stati per 3 mesi è stato colpito. Ora qui non abbiamo né rete telefonica, acqua corrente, elettricità e né forniture di gas, ci racconta Svetlana. Il comune di Severodonetsk stima che siano solo 13.000 le persone rimaste in città, che prima della guerra contava 100.000 abitanti. Molte operazioni di evacuazione sono state interrotte a causa del rischio di bombardamenti.